ragazzi all'angolo della strada fumano e parlano di pallone, le luci annunciano la sera, le rondini annunciano la primavera e un cane abbaia davanti al portone. Un uomo al tavolo di un caffè legge distrattamente un settimanale, il 30% dei suoi pensieri è fatto soltanto di bianchi e neri, quell'altro 70% un arcobaleno che più ti avvicini più scappa lontano. E io sono al centro della scena, vendo biglietti per la fortuna sotto un grande chiaro di luna. Solo 30 denari oppure 30 stelline per passare il confine e svegliarsi in un'altra città. La cittadina di Penne si trova ai piedi del massiccio del Gran Sasso in Abruzzo. Qui è nato e cresciuto il cantautore Mimmo Locasciulli, a sole 2 ore di macchina da Roma e a mezz'ora dalla costa adriatica. A Penne non si avverte né il clima caotico della capitale né il ritmo agitato di Pescara e delle sue spiagge. Qui il fascino della provincia si intreccia alle testimonianze di un più glorioso passato. Medioevo e Rinascimento vi hanno lasciato tracce ammirevoli, eppure solo pochi turisti ne sanno apprezzare la bellezza e la calma. Nel piccolo centro tutti conoscono Mimmo Locasciulli, il figlio della professoressa di lettere e del veterinario. Questa cittadina è come una porta da cui si accede al Parco Nazionale del Gran Sasso e al suo imponente massiccio montuoso. Ad est, nei giorni sereni, si intravede il mare. Mimmo Locasciulli si autodefinisce una combinazione fra uomo dei monti e della costa, un miscuglio di severità e creatività. Ho tutto dentro di me dall'Abruzzo. Dico di essere un abruzzese che vive in un esilio dorato. A Roma si sta molto bene, però mi porto dietro tutte le tradizioni, i luoghi, la mia adolescenza, la mia infanzia, il pensiero in abruzzese. Io penso in abruzzese, quindi sono a tutti gli effetti 100% Abruzzo Doc. Vivo da 32 anni a Roma e Roma è la mia mamma numero 2. Mi piace molto, mi piace moltissimo girare per Roma quando è notte o quando è mattina presto. Ma l'atmosfera è uguale. Dove c'è più sintonia con la città? È nella tarda sera e nelle prime ore del mattino. C'è meno mediazione, è un rapporto molto più diretto, molto più profondo. Tutti i semafori sono spenti, la notte si accende di stelle cadenti, è già finita la lotteria, le scolaresche svolazzano via, i figli sono diventati grandi e i genitori li guardano stanchi, i preti assolvono i peccati, le suore abbracciano i malati. So, chiudo gli occhi e si è fatto mattina, ma nella mia stanza io non vedo nessuno, non c'è proprio nessuno. Nel 1975 Mimmo pubblicò il suo primo disco, ne sono seguiti poi altri 15. Ha collaborato con molti grandi cantautori italiani, con Francesco De Gregori ad esempio o con Enrico Ruggeri. Da sempre è impegnato per l'indipendenza e l'integrità della canzone d'autore. I suoi ammiratori sanno apprezzare il suo rigore e la sua coerenza. Mimmo Locasciulli è un compositore, un cantante che seguo da direi da 30 anni, 40 anni. Da quando ero ragazzo lui ha cominciato con delle band, suonava con De Gregori, che era un mio idolo, e quindi poi quando si è staccato ha percorso la sua strada, e quindi questa strada musicale è anche una strada di vita. Angelo biondo dorme la sua pace, Roma riaccende la notte la luce, scivola pigro l'inverno e si prende la parte di me che si arrende.
lo conosco come musicista da quando è esordito con il disco intorno ai 30 anni, cioè 20 anni fa, per cui mi piace molto, insomma. Un milione di amici e di spose, una nicchia per tutte le mie cose, un passaggio segreto che porta alla luna, questa è la mia grande immensa fortuna. Nel panorama della musica italiana, della musica d'autore, ha un molto molto importante, no? Erano giorni di pioggia e di vento, tutto passato era soltanto un momento, e già il temporale si scioglie nel blu, Alice felice vola ancora più su. Sono delle canzoni in cui l'autore riesce ad esprimere molto bene un vissuto, una storia. Angelo biondo si alza dal cuscino, piano piano la notte lascia il campo al mattino, e un giorno qualunque, una qualunque stagione, l'angelo è solo tra un miliardo di persone. È un bravissimo artista e anche credo un grande uomo, perché per essere anche un bravo artista bisogna anche essere un uomo di grandi sentimenti. Erano giorni di pioggia e di vento, era soltanto un momento. Eppure il musicista Mimmo Lucasciulli ha anche un'altra faccia, conduce infatti una doppia vita professionale. Nell'ambiente musicale è conosciuto anche col nomignolo il dottore. Deve esserci una entità suprema che vigila sulle due attività. Io faccio tutto in maniera molto naturale, non posso pormi il problema di come vigilare il dottor Jekyll su Mr. Hyde. Evidentemente c'è un equilibrio naturale nelle cose. D'altra parte io mi reputo un dilettante nel mondo della musica, e quindi agisco da dilettante, pur se nel corso del tempo quell'attività ha assunto una connotazione molto professionale, un team, un ufficio, chi si occupa di me, chi organizza le cose in maniera molto professionale. Però la priorità, diciamo, dell'aspetto serio della questione è naturalmente la mia vita professionale di medico. Sul Lungotevere, al Santo Spirito, uno dei più antichi ospedali della capitale, il dottor Lucasciulli dirige un reparto di chirurgia. Con i suoi pazienti non parla però della sua musica e nemmeno vuole mostrarci il suo posto di lavoro. Di fronte alla telecamera si presenta solo l'artista, non il medico Lucasciulli. Il doppio impegno professionale gli lascia poco tempo per visitare i suoi luoghi preferiti. Uno di questi è il Pincio, dalla cui terrazza si gode una sensazionale vista sulla città eterna. Roma, devo dire, fortunatamente è un serbatoio di ispirazioni. Dovunque ti giri ti può colpire un tramonto, vai sul Pincio e ti vedi il tramonto del Pincio e rimani senza fiato. Vai sul Lungotevere e vedi questo splendido fiume, sia di giorno sia di sera. Ma poi è la gente che ti ispira, la gente ti ispira in positivo quando vedi le facce felici, perché esistono molte facce felici, e ti ispira mestizia e anche tristezza quando vedi tutto ciò che oramai appartiene a Roma, come a tutte le grandi città, è la quota delle persone che non trovano una collocazione stabile, sono le persone instabili, le persone che sono ai bordi di quella che è l'attività umana di una grande città. Se l'impulso di scrivere una canzone è così forte e il soggetto è un emarginato, mi piace abbandonarmi a questo impulso e a scrivere una canzone di questo genere. Povero me, povero me, povero me. Non ho nemmeno un amico qualunque per bere un caffè. Povero me, povero me, povero me. Guarda che pioggia di acqua e di foglie, guarda che autunno che è. Povero me, povero me, povero me. Mi guardo intorno e sono tutti migliori di me. Povero me, povero me, povero me. Guarda che pioggia di acqua e di foglie, che povero giorno che è. Mimmo Lucasciulli è un gran lavoratore. La malinconia e la solitudine le fa rivivere solo nelle sue canzoni.
In privato è un uomo che ama la dimensione familiare e che ha saputo trasmettere anche ai suoi due figli il rispetto e la cura delle tradizioni. Il vino lo produce insieme a loro, naturalmente, nella zona di Penne. Imbottigliare il vino rientra fra le attività meno gradevoli, ma Mimmo, insieme al figlio Matteo, vuol fare una sorpresa al resto della famiglia prima di cena. Il padre Luca Sciulli è orgoglioso della sua vita familiare intatta, condizione tutt'altro che ovvia anche nell'Italia di oggi. Sì. Ma Vermicino sta giù vicino a Ciampino, no? In qualche modo avere la fortuna di stare in una famiglia così, come la mia famiglia, e devo ringraziare da mia moglie ai miei figli che sono così come è giusto che siano e così come è giusto che mi diano stabilità, ecco, tutto ciò mi fa pensare che la famiglia è comunque un cardine fondamentale dell'organizzazione dell'uomo. E allora io ringrazio di avere una situazione di stabilità in questo aspetto di organizzazione umana. Tu lo senti? Giuro che ci sono cose altre. Giuro. Tutto è iniziato a Penne. L'amore per la musica e l'amore fra Mimmo e sua moglie Giulia. Si sono conosciuti e si sono fidanzati già da adolescenti e insieme hanno trascorso la gioventù nella città natale. Anche a Penne, negli anni 60, cominciarono ad arrivare gli echi della musica beat e di quella rock, con tutta la loro carica di attese e di speranze. Di ciò tratta la canzone Come viviamo quest'età. Provati a chiedere cos'è una giornata di provincia. Incatenati nei perché, quando la noia ricomincia, qualche pensiero vola via sopra un foglietto di poesia, e invece è una bugia. Cancellare i contorni di quello che non voglio più. E si vive in qualche modo veramente in maniera minuscola in una piccola città di provincia. Affidi molto ai tuoi foglietti di poesia, in qualche modo è una vita, come devo dire, in scala quella che si fa, o perlomeno quello che si faceva. Oggi le distanze sono molto ridotte, oggi c'è una internazionalizzazione di tutto, anche dei linguaggi, anche delle comunicazioni, ma immagina 30 anni fa vivere in un paese piccolo come Penne, per un giovane che aveva, aveva pulsioni, aveva idee, ideali. Quindi vivere con le pulsioni che ha un adolescente, un giovane, in una compressione, in una realtà compressa come quella di una piccola cittadina di provincia, ti fa vivere male quella età, in qualche modo. Negli anni 70, Luca Sciulli va a Roma, dove studia medicina. È l'epoca della protesta operaria e studentesca, è una fase di fortissime tensioni sociali. La carriera musicale di Mimmo inizia qui, a Trastevere. La domenica pomeriggio, il leggendario locale Folk Studio mette a disposizione il suo palcoscenico per i giovani talenti. È qui che Antonello Venditti, Francesco De Gregori e altri grandi della canzone italiana hanno iniziato la loro carriera. Mimmo Luca Sciulli si trova in ottima compagnia. E mi ricordo una grande preoccupazione per questo concerto, perché era il mio primo vero concerto ufficiale in cartellone, Mimmo Luca Sciulli. Andai accompagnato da tre amici di Penne,
i quali rimasero al bar, perché lì c'era un bancone, poi si entrava nella sala. Rimasero al bar, io entrai e trovai uno spettatore. E ricordo molto bene i suoi occhi, dicevano: io ho pagato il biglietto e tu devi fare il concerto. I miei occhi dicevano: per favore non te ne andare, sennò il mio concerto è finito. Erano i tempi degli angeli e dei diavoli, i pomeriggi lunghi di periferia, nel catechismo i primi schiaffi dentro il cuore, segretamente trasferibili in poesia. Erano gli anni dei miracoli, di una crescente benestante borghesia. Era una corsa senza ostacoli, erano gli anni della brutta polizia, con il cappotto e le giacchette rivoltate, e mio fratello ormai non si metteva più, con le scarpe rattoppate e risolate, fino a che il piede non poteva entrarci più. Io mi conquistavo la mia parte nelle tremende gerarchie delle tribù, barando forte con le carte, non distinguevo tra necessità e virtù. Solo pensieri nella testa, oh oh oh, e chi non dare della festa, oh oh oh, fotografie dentro un cassetto, oh oh oh, un po' di dolce dentro al piatto. Arrivato a Roma sono stato travolto da quella che era la situazione caotica di una grande città. Innanzitutto il traffico, non ero abituato a un traffico così. Poi situazioni che non immaginavo di trovare. C'erano 30 anni fa a Roma, c'erano ancora le baracche, c'erano ancora i baraccati che vivevano sulla via Prenestina, sulla via Casilina, in baracche costruite con il fango. Non avevano i servizi, non avevano le fognature, erano dei veri emarginati. E poi mi ha colpito il numero di attività che le persone facevano. Ero cresciuto con l'idea che esistessero poche professioni: medico, ingegnere, insegnante, operaio, pittore, facchino. A Roma ho scoperto che chiunque vuole inventarsi qualcosa se lo inventa. La creatività dei romani è forse pari a quella dei napoletani. Piano piano diventavo un po' più grande, se ero cosciente io non lo saprò mai, però la vita diventava più pesante, ma mi dicevo in fondo cosa vuoi, e puoi creare un mondo a parte, puoi costruirtelo a misura, ti basta solo un pianoforte e passa tutta, tutta quanta la paura, oh, solo da pensieri nella testa. Dentro un cassetto, la guadagna, un po' di dolce dentro al piatto, ci vedo, ci vedo. L'Abruzzo, sua terra natale, con le colline intorno a Penne e le montagne del Gran Sasso, hanno lasciato una traccia indelebile nel cantautore Locasciulli. Nelle sue canzoni si ritrovano la bellezza della natura e la povertà della gente. Anche suo nonno era uno di quegli emigranti che abbandonarono la regione alla ricerca di una vita migliore nelle città o oltreoceano. A lungo, infatti, solo i pastori trovavano in queste zone una seppur grama possibilità di sopravvivenza. La montagna, finita l'estate, profumava di terra bagnata. Con l'autunno tornarono al bosco silenzi di foglie e radici, e le notti di gelo e le cime coperte di neve e il richiamo lontano dei lupi alla luna. Con la canna alla bocca, la mano al bastone, padrone dei fatti, con la testa appoggiata alla pietra e lo sguardo sereno, il pastore bambino seguiva qualcosa lontano nel cielo e via con la mente e col cuore. Ma
ma sui monti ogni sogno svanisce prima della notte. Si diventa ogni giorno più uomo tra le pecore e i cani, a imparare da soli a capire le stelle e a sapere dal vento dove va la stagione. Roma, la seconda patria di Mimmo Locasciulli. Scenografia perfetta per canzoni che raccontano di amore, solitudine e struggente desiderio di felicità. I temi non sono nuovi nella musica italiana, ma l'elemento onirico, quasi surrealistico in molti dei suoi brani, è un tratto caratteristico di Locasciulli. Questo è perché mi va. Questo è per chi ci sta. Questo è per chi viene e per chi va. Questo è per la mia complicità. Uè, mi prendo una ragazza e via. La tratto con un poco di galanteria. E spedisco un fiore e invento una bugia. Sì, le giuro che sarà per sempre mia. Questa notte è magica per me. Non ho l'abitudine di usare il pianoforte come un ufficio che frequenti perché frequenti l'ufficio. Accumulo, è un'analisi che ho fatto solo da poco, ecco, quindi ti rispondo con facilità perché ho fatto questa analisi. Accumulo dati ispirativi e li metto in un grande salvadanaio. I dati ispirativi, gli input sono le monetine, quindi metto monete da 5, da 10, da 15, da 20, da 50, da 100. Quando il salvadanaio è pieno, è il momento in cui io ho pulsione, devo andare al pianoforte. Quando io mi accorgo che devo andare a suonare il pianoforte, significa che sto scrivendo canzoni, sto per scrivere canzoni. E allora si tratta di rompere questo salvadanaio e di mettere le monetine in ordine. C'è la pila da 5, la pila da 10, i centesimi, eccetera. Quelle sono le varie canzoni. Come una foglia nel vento, come il sole. Il dottor Locasciulli non è solo cantautore e chirurgo. Per essere indipendente dagli interessi delle grandi holding musicali, a partire dagli anni 90 ha messo in piedi un suo studio di registrazione. Pubblicando i propri dischi con la sua etichetta Hobo, non deve piegarsi ai condizionamenti del mercato commerciale e può godere del privilegio di essere direttore artistico di se stesso. Promuove inoltre i musicisti che gli stanno a cuore. Ho prodotto delle buone cose. Alessandro Haber, che è un grandissimo attore italiano, che ho trascinato nel mondo della musica perché mi piaceva questo suo modo selvaggio, brutale di cantare, un po' molto Tom Waits, direi. Poi ho prodotto Claudio Lolli, che è un cantautore storico della canzone politica italiana. Ho prodotto Goran Kuzminac, che è anche lui un esponente della musica cantautorale degli anni Ottanta soprattutto. Ho realizzato delle colonne sonore per il cinema e per il teatro. E quindi, insomma, in qualche modo oggi ho finito da poco di produrre un nuovo giovanissimo autore, si chiama Guido L. E mi piace in qualche modo mettere a disposizione il mio tempo, quello che ho, il mio modo di intendere la musica, anche per quelle situazioni con grandi artisti già affermati o con esordienti ai quali evidentemente poter trasmettere qualcosa. Il suo buon ritiro si trova fra Roma e l'Abruzzo, una casa di campagna per le pause fra una tournée e l'altra, fra lo studio di registrazione e la sala operatoria. Una delle sue canzoni si intitola Lettere della riserva. È un invito ad entrare in un mondo che Mimmo Locasciulli protegge con tutto il suo impegno. Quando presento questa canzone, insisto su un aspetto.
della mia musica e anche del mio pensiero di oggi. Può essere condiviso, può essere non condiviso, ma con il bombardamento di informazioni che noi subiamo ogni giorno c'è il rischio che alcune cose vengano a perdersi. Non è una questione di qualità, è una questione di appartenenza, un fatto di appartenenza. Oggi mi viene da pensare che questo tipo di musica, questo tipo di canzone debba vivere in una riserva protetta, in un'area protetta, come nella stessa maniera ci sono posti, paesaggi che non necessariamente sono splendidi, stupendi, ma per qualche ragione debbono essere protetti. Oggi la canzone di autore è una sponda abusata e io vorrei che le mie canzoni continuassero a vivere come dentro un album di fotografie. Quando sarai stanco di viaggiare attraverso il tempo, attraverso il mare, oltre le città, oltre il confine del tempo che si sposta dentro le cartoline, quando sarai stanco di giocare una partita che detta le sue regole finché non è finita, quando sarai stanco di non vincere più niente, venimi a cercare e trovarmi lì. Quando sarai stanco di aspettare, leggi le mie lettere e venimi a cercare. Vivo la mia vita tra i papaveri e il grano, il cielo è trasparente, il mondo gira piano, c'è un cammino acceso e coperte sui divani, la notte sopra i tetti e il correre dei cani, e sentirai l'odore della bella primavera e suoni di campane tra gli echi della sera, e conterai le stelle nella notte senza luna.